Nadia Toffa, dal messaggio per il premio Lucchetta alla macabra falsa notizia. Nadia Toffa, fan infuriati per la fake news sulla conduttrice delle Iene. L'ultimo segnale social è il retweet del 19 maggio relativo al premio Marco Lucchetta. Nadia Toffa avrebbe dovuto partecipare all'evento, programmato venerdì 25 maggio al Politeama Rossetti di Trieste, con il collega Marco Fubini. Dopo giorni di silenzio l'inviata del programma televisivo di Italia 1 ha ringraziato la fondazione per l'importante riconoscimento attraverso un messaggio. La bresciana ha riferito che il suo pensiero va soprattutto ai tanti bambini che sono costretti a subire abusi e non hanno neanche la forza di gridare aiuto. Nadia Toffa è stata premiata dalla giuria per il servizio Bari, Bambini in vendita andato in onda nella puntata delle Iene del 19 marzo del 2017. È una di quelle inchieste che ti scuote l'anima, ha aggiunto la conduttrice televisiva. La 38enne ha sottolineato che con Fubini erano partiti con l'obiettivo di porre fine alla peggiore miseria umana. Episodi di tale gravità eravamo abituati a vederli lontano da noi. Nell'occasione l'inviata aveva documentato con dovizia di particolari il giro di prostituzione minorile che si svolgeva in pieno giorno nei pressi dello stadio San Nicola di Bari. Il messaggio di Nadia Toffa. Il messaggio rivolto agli organizzatori dell'evento dedicato al giornalista Rai ucciso in Bosnia non è bastato per tranquillizzare i numerosi fan della Iena. In tanti si sono complimentati con la bresciana per l'importante riconoscimento, ma in molti hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute. L'ultimo post pubblicato su Instagram dalla presentatrice risale al 13 maggio. Nadia Toffa si era rivolta ai suoi seguaci con un rassicurante "manca poco". La conduttrice televisiva aveva riferito che sarebbe tornata presto al fianco di Nicola Savino e Giulio Golia. Anche se non sarà stasera, ci rivediamo presto. La 38enne era stata costretta a fermarsi, per la seconda volta in poche settimane, su consiglio dei medici. Un pit stop che inizialmente sarebbe dovuto essere breve ma che si è prolungato al punto di fare allarmare i tanti ammiratori della Iena. Nadia Toffa, fake news e polemiche. La Toffa è stata costretta a rinunciare anche alla ospitata ad Amici e dal momento non ci sono comunicazioni sulla sua possibile partecipazione all'ultima puntata del programma di Italia 1 in programma domenica 27 maggio. Nell'attesa continuano a circolare illazioni e macabre fake news sulla presentatrice. Nelle ultime ore un sito aveva rilanciato la notizia della morte di Nadia Toffa. La falsa notizia ha scatenato la rabbia dei tanti fan sui social network. Come si fa a scrivere certe cose? Non si scherza su queste cose.